Questo è il quinto appuntamento dell'ottava stagione di Caffè Scienza. Ringraziamo la libreria Saggi che ci ospita come sempre. E vi annuncio che questo Caffè Scienza viene trasmesso in web streaming. Ringrazio anche i ragazzi dello streaming che ci mandano in rete. Però niente paura quando interverrete, perché diciamo, la serata funziona così. Per chi non ci conosce, un quarto d'ora a testa sarà a disposizione degli ospiti per lanciare, diciamo, per costruire le premesse del discorso e insomma incuriosirci, lanciare anche delle provocazioni, e la restante parte della serata invece è dedicata al dibattito. E ovviamente quando interverrete non vi preoccupate, se vi pentite di quello che avete detto ce lo segnalerete e noi vi rimuoveremo dal web streaming tranquillamente. Quindi diciamo lasciamo che un po' tutte le idee vengano fuori. E questa serata mi è particolarmente cara perché io sono un'astronoma e quindi l'idea che ci fosse, diciamo, guardando il cielo, che ci fosse qualcosa o qualcuno che stava guardando verso di me mi ha sempre un po' incuriosito. Quindi stasera parliamo di vita oltre la Terra, cioè la domanda è: siamo soli nell'universo, c'è qualcun altro laggiù? Questa domanda è una domanda a cui qualcuno cerca di rispondere anche attraverso l'astronomia e attraverso la biologia, perché per rispondere a questa domanda in realtà se ce ne poniamo, questa domanda in realtà ne apre tante altre. In primo luogo, che cosa intendiamo per vita? Come si forma? Quando si è formata? Se è un evento così raro? E quindi diciamo come ce l'aspettiamo e dove la stiamo cercando? Ah, in questo viaggio abbiamo due guide d'eccezione, che sono Daniela Billi, biologa, astrobiologa, e Riccardo Claudi, astronomo. Non mi dilungo nella presentazione perché vorrei lasciare la parola direttamente a loro. Ovviamente qui ci sono i volantini della serata. Vi dico soltanto anche che ci sono dei questionari che noi abbiamo preparato, anziché il Dipartimento del CNR di Comunicazione ed Educazione della Scienza ha preparato per noi, per diciamo, aiutarci a migliorare. Vi saremo grati se vorrete diciamo, alla fine della serata compilare i questionari e riconsegnarli a me. Grazie, e lascio la parola a Daniela, giusto? Uso questo, sì. No, scusa, questo è il tuo. Buonasera a tutti. Dunque, si è detto, sono un'astrobiologa, di fatto a Tor Vergata tengo come attività scelta proprio il corso di astrobiologia. Qui ci sono alcuni dei miei studenti che sono venuti e quindi loro sanno anche, diciamo, cosa vuol dire lavorare con organismi che vengono da ambienti terrestri estremi e che, diciamo, mandiamo in bassa orbita terrestre per vedere la tenacia della vita, le biosigne, e cercare di contribuire appunto alle domande a cui vorremmo dare una risposta questa sera. Come, quando e dove è comparsa la vita sulla Terra? Forse non lo sapremo mai. E per poter comunque tentare di rispondere a queste domande bisogna dare una definizione di vita, che non è una cosa semplicissima, e soprattutto siamo da soli nell'universo, e come dice Bignami, ci fa più paura l'idea di essere da soli oppure che ci sia qualcun altro che ci osserva. E Giovanni Bignami è presidente dell'INAF, giusto? È stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, presidente COSPAR. E quindi per rispondere a queste domande sicuramente non basta un biologo, non basta un astronomo, bisogna veramente avere una task force molto multidisciplinare, ed è per questo che è nata l'astrobiologia, che è appunto una disciplina nata fra il 95 e il 96, una disciplina giovane, e che ha appunto l'obiettivo di cercare evidenze della chimica prebiotica, cercare segni di vita passata o presente su Marte, identificare ambienti abitabili nel nostro sistema solare, ma anche in altri pianeti che ruotano intorno ad altre stelle. E sotto ho riportato tre foto. La prima è di Encelado, perché sembra proprio il luogo che in questi giorni che più ci fa pensare alla possibilità di forme di vita, con questa sua capacità di spruzzare ghiaccio e CHOPS, quindi elementi della vita. Poi ho messo Europa con il flyby della sonda Galileo, perché è stato sicuramente importante fra il 95 e il 96 le evidenze di un oceano al di sotto della superficie di Europa. Daniela, scusa. Sì. Ci spieghi chi sono Europa?
Europa. Ah. Forse si sa, ma magari... Sì, beh, è scritto. Sì. Eccolo, sono i satelliti di Giove. Sì. Un satellite di Giove e un satellite di Saturno. E poi Marte. E Marte ha sempre, diciamo... come dire, sollecitato la nostra immaginazione di una vita extraterrestre, e non a caso qui sono riportate tutte le missioni che continuiamo a lanciare su Marte. Sapete tutti, adesso c'è Curiosity, l'Europa si sta preparando con ExoMars, ma le missioni Viking sono state quelle negli anni 70, nel 76 in particolare, che più hanno, diciamo, deluso le nostre aspettative di trovare vita su Marte. Ed hanno anche segnato la fine dell'astrobiologia. Puoi mettere, no scusi, non dell'astrobiologia, dell'esobiologia, che era stato proprio il programma lanciato alla NASA una cinquantina di anni fa, proprio per cercare forme di vita extraterrestre. Poi appunto ho riproposto Europa proprio perché, come dicevo prima, le evidenze di un oceano al di sotto della superficie di Europa, ma così come anche il ritrovamento, la scoperta del primo pianeta extrasolare e poi la storia del meteorite marziano caduto in Antartide, questi tre fatti fra il 95 e il 96 hanno, diciamo, riacceso l'interesse, il nostro interesse, o quantomeno della NASA in primis, per, diciamo, cercare forme di vita non solo su Marte, ma di estenderlo ad altri ambienti e anche, diciamo, di investigare l'origine e l'evoluzione della vita in senso cosmico. E quindi questi sono stati i tre fatti successi fra il 95 e il 96 che hanno, diciamo, riacceso l'interesse per l'esobiologia e portato la NASA a coniare il termine astrobiologia. E questo Rimmer Friedman, proprio con un pezzettino del meteorite marziano, in un periodo in cui nel 96 ero a Florida State University a studiare la resistenza di organismi di ambiente estremi. E quindi, come dicevo, perché Marte? Perché Marte ha comunque ha delle evidenze della presenza di passata acqua allo stato liquido, un'atmosfera con CO2 e azoto, e anche, diciamo, ci sono le condizioni per poter preservare le evidenze di vita passata. E poi, in modo molto così sciocco ma molto significativo, perché assomiglia proprio alla Terra, ci sono dei deserti caldi come il deserto dell'Atacama in Cile, dove tra l'altro ci sono anche i più grandi telescopi, quindi mi fa sempre un po' sorridere questa cosa, che lì ci sono queste rocce, questo è proprio il limite assoluto della vita sulla Terra, e come dire, scambiando questi due scenari è difficile dire se siamo sulla Terra o su Marte. E se fossimo sulla Terra, io qui vi ho portato un po' di questi sassi che vengono da deserti caldi e freddi sparsi in tutto il mondo, e se fossimo sulla Terra, puoi prendere l'altra? Ecco, questo è Chris McKay, è un senior scientist alla NASA, e qui, cercando delle foto, ho trovato veramente interessante e carino vederlo lavorare al computer con queste rocce, che sono, insomma, parenti di queste rocce che lui ha preso anche nel Mojave. E se fossimo appunto in questi deserti caldi e freddi e guardassimo, girassimo queste rocce, troveremo delle comunità, sia endolitiche che politiche, sono queste cosine verdi che voi vedete, e questi sono cianobatteri, e come dice Chris McKay, queste sono le cose più vicine a un marziano che abbiamo sulla Terra. Posso avere l'altra? Le volete vedere? Sì. Beh, la parte più divertente è qui, vi ho messo un'immagine a confronto. Questa è una roccia di un'immagine data da Marte, e questa invece è una roccia che viene dal deserto del Mojave, e se voi prendete queste rocce rosse, queste carbonatiti rosse del Mojave, se voi le guardate sono appunto rosse, ossidate come fosse Marte, solo che sulla Terra, se voi le girate nella parte sottostante, ci sono delle comunità appunto dominate da cianobatteri, che sono organismi fotosintetici e ossigenici, che qui vedete un'immagine al microscopio. Ed è quindi, diciamo, l'esistenza, mi puoi dare l'altra, di questi organismi che vivono nei deserti caldi e freddi. Particolarmente interessanti sono le valli secche dell'Antartide. Queste comunità endolitiche, anche qui vi ho portato una roccia endolitica dell'Antartide, in cui, se poi magari guardate da vicino, si vede una piccola righetta verdi. Sì, sì. Con cautela. Con cautela.
Ci sono queste comunità che sono state appunto scoperte nel settembre del 76, proprio quando il ritrovamento è stato pubblicato in realtà su Science nel settembre del 76, proprio subito dopo il fallimento della scoperta di forme di vita su Marte da parte del Viking. E questo lavoro di Friedman finisce appunto dicendo che nei futuri tentativi di cercare vita su Marte sarebbe opportuno cercare al di sotto della superficie della crosta, della superficie del pianeta marziano. E quindi in generale l'esistenza di forme di vita che sulla Terra sono capaci di vivere in condizioni estreme sono il presupposto scientifico della nostra ricerca di vita in altri ambienti, in altri pianeti, in satelliti di altri pianeti, e quindi non solo, come dicevo prima, il cuore iperarido dell'Atacama in Cile o le valli ipersecche del deserto dell'Antartide, le valli secche dell'Antartide o il deserto del Ross, che sono considerati gli ambienti più simili, più vicini a Marte per quanto riguarda la carenza di acqua e le basse temperature, per quanto riguarda ovviamente l'Antartide, ma anche i laghi subglaciali in Antartide, specialmente anche il lago Vida, oltre a Nato Vostok, che conoscete bene, ci lasciano pensare a forme di vita, a possibilità di forme di vita, per esempio su Europa. Questo è un disegno di un pittore, è molto interessante perché tra l'altro qui riproduce quelli che sono degli sfiatatoi idrotermali, che sono proprio i luoghi dove sulla Terra si pensa che si sia originata la vita. Posso avere l'altra, Cinzia? E quindi, parlando di vita, penso che, come Claudio poi ci dirà, abbiamo prima di tutto, dobbiamo capire come da CHOPS siamo passati a monomeri, a polimeri in grado di replicarsi in modo darwiniano, quindi di introdurre errori e di evolvere. E poi la vita come noi la conosciamo ovviamente è basata sul carbonio e, importante, su una fonte di energia che può essere un'energia sia solare ma anche un'energia chimica. Posso avere la prossima? Cosa sono? Carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. Okay. CHOPS. Che sono gli elementi più abbondanti nell'universo, non a caso, insomma, sono gli elementi che compongono i mattoni, quindi amminoacidi, acidi nucleici, fosfolipidi, i mattoni essenziali della cellula e quindi dell'unità fondamentale della cellula come noi la conosciamo. E quindi per dare una risposta, cercare di capire come, quando e dove, bisogna sapere un sacco di cose. Quando sono i primi fossili che noi troviamo, come questi si comportano nel contesto di heavy bombardment che ancora erano presenti 3,5 milioni di anni fa, ma soprattutto anche da che materiale siamo partiti, se è vera, e qui andrò velocemente, poi casomai ne discutiamo, se l'origine è avvenuta secondo nell'atmosfera utilizzando le reazioni di Miller-Urey, se invece la vita si è originata nelle sfiatatoie idrotermali come le Lost City, o se invece alcuni amminoacidi o anche acidi nucleici sono arrivati a noi attraverso l'arrivo di meteoriti e comete, e poi anche l'energia che è stata utilizzata, o energia chimica o anche l'energia delle reazioni geochimiche di serpentinazione che avvengono negli sfiatatoi idrotermali. E quindi in un modo abbastanza interessante, le nostre evidenze ci portano a pensare che la vita tutto sommato si è formata in un luogo che poco associamo con la vita, cioè al buio e in assenza di ossigeno, che è proprio l'opposto di quello che noi pensiamo, e questo è quello che potrebbe essersi ha preso origine questi sfiatatoi idrotermali delle Lost City nell'oceano Pacifico. E quindi il nostro Luca, di cui anche ci chiedevamo, quindi questo Last Universal Common Ancestral, potrebbe essere un chemiolito autotrofo ipertermofilo, perché in questi sfiatatoi idrotermali il magma terrestre si incanala in questi vulcani, c'è un gradiente di temperatura e alle sommità arriviamo a 118 gradi, che è anche il record di sopravvivenza alle alte temperature degli organismi terrestri. Scusa, Luca sarebbe il primo, l'antenato comune? Il nostro antenato.
Sì, sono nelle placche tettoniche, sia diciamo ci sono gli Black Smokers o il, che sono, diciamo, come dice il nome, hanno delle fuoriuscite, diciamo, di composti neri, invece le Lost City sono più carbon, diciamo, con materiale di tipo carbonati, e quindi hanno un colore bianco. E quindi, diciamo, in questa storia che noi vorremmo, diciamo, mettere a punto è capire come dalla chimica prebiotica, quindi come forse dalle reazioni di serpentinazione negli abissi oceanici oppure dalle reazioni di Miller Urey si sia passata da forse a un mondo RNA, poi a un mondo DNA, al il passaggio quindi da una chimica da un mondo, diciamo, di sole molecole a un mondo di cellule, e questo con l'unico, diciamo, reperto fossile che abbiamo più vicino a noi, che è solo, diciamo, di 3,5 miliardi di anni fa, quindi non abbiamo bilioni di anni fa, non abbiamo nessun record di tutto ciò che è avvenuto prima. E poi, come sapete bene, diciamo, il mondo era prima anossigenico, poi solo con la comparsa dei cianobatteri, diciamo, c'è stata la fotosintesi ossigenica, la nostra atmosfera, insomma, è stata resa respirabile anche per noi. E forse ho quasi finito. Sì, è un punto importante anche questo, come scrisse anche Gianni Bignami, i marziani siamo noi, proprio perché nei meteoriti arrivano degli amminoacidi in eccesso enantiomerico, e come voi sapete insomma, nelle nostre cellule gli amminoacidi sono in sinistra orsi, mentre le basi diciamo, gli zuccheri delle basi, diciamo, che si associano alle basi del DNA sono destra orsi. E nei meteoriti arrivati sulla Terra, specialmente questo di Murchison degli anni 69, mi sembra, arrivato in Australia, e questi amminoacidi sono in eccesso enantiomerico come quelli, diciamo, che troviamo nelle nostre cellule, quindi non si sa se l'omochilarità è un prerequisito o una conseguenza della vita, quindi anche questo è materia di discussione. E poi risolvendo, diciamo, risospendendo componenti che possono essere presi da queste carbonatiti, condroititi carbonacee, si formano delle micelle che sono questi doppi strati lipidici che, diciamo, che circondano le nostre cellule, quindi, diciamo, anche questo è un componente essenziale che deve essere comparso per passare da un mondo molecolare a un mondo cellulare. E quindi è questo, diciamo, anche, diciamo, l'esistenza quindi di questi diciamo, precursori o mattoni della vita come noi la conosciamo, che sottende molte missioni spaziali, come per esempio Rosetta, missioni che vanno Stardust, sono missioni che vanno a studiare comete o anche asteroidi, con l'idea di fare o studi in situ oppure di riportare a terra il materiale extraterrestre per vedere il loro contributo all'origine della vita. E allo stesso modo questi esperimenti di fotochimica, alcuni esperimenti di fotochimica sono stati sia nel passato ma anche attualmente condotti in bassa orbita terrestre, proprio per vedere l'influenza dell'ambiente extraterrestre sulla chimica di composti importanti per l'origine della vita. Questo è un pezzettino del Biopan, che è una capsula che può ruotare intorno alla Terra per 2 settimane e poi è recuperata a terra in Kazakistan, mentre questo è Exposa, che è una facility che viene collocata al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale, e quindi questo permette, come vedete i nomi di questi progetti di ricerca, proprio di studiare l'effetto dell'ambiente extraterrestre sulla chimica di composti di interesse per l'origine della vita. E quindi con questo ho praticamente terminato. Questa è una, come la chiamo, è gli esperimenti di astrobiologia in bassa orbita terrestre, ed è un overview di tutto, diciamo, di tutte le domande a cui di interesse astrobiologico che si possono, a cui si può tentare di dare una risposta diciamo, facendo esperimenti in bassa orbita terrestre, quindi esponendo estremofili terrestri o molecole
determinate che, diciamo, che compongono le nostre cellule, possiamo da una parte contribuire allo studio dell'evoluzione della vita e allo studio della chimica prebiotica, dall'altra esponendo organismi o biomolecole all'ambiente in bassa orbita terrestre, perché qui diciamo lo spettro delle radiazioni ultraviolette è come quello presente su Marte, quindi un Marte simulato in bassa orbita terrestre, possiamo formare, diciamo, determinare, realizzare delle banche dati di biosignature da confrontare poi, specialmente non so, con la spettroscopia Raman, con informazioni che potremo avere da missioni su Marte. Possiamo investigare i limiti della vita come noi la conosciamo, contribuire all'ipotesi della litopanspermia, che è, diciamo, una panspermia rivisitata, per cui supporta il trasporto di forme di vita da pianeti, se protetti da materiale roccioso, e poi c'è il problema della planetary protection, quindi determinare i limiti della vita, la tenacia, ha, diciamo, la conseguenza di mettere a punto procedure di sterilizzazione in modo che non, diciamo, contaminiamo Marte o altri sistemi con i nostri rover. E quindi qui è un'immagine del biopan che è stato, diciamo, usato parecchio in passato e permetteva quindi l'esposizione di materiale biologico in bassa orbita per 2 settimane. Questo è EXPOSE, che come sapete la Stazione Spaziale Internazionale, con la facility EXPOSE per esempio, che viene collocata all'esterno come dicevo prima, e i nanosatelliti, che sono un po' il futuro degli esperimenti di astrobiologia nello spazio dopo che la ISS verrà, diciamo, dismessa, e questa, diciamo, è un'astrobiologia a basso costo. L'ultima, ho finito. Okay. E questi, diciamo, sono gli esperimenti che sto, diciamo, conducendo e che diciamo, nel contesto dei quali a luglio prossimo i nostri estremofili, diciamo, isolati da alcune di queste rocce partiranno per l'ISS e verranno esposti all'ambiente simulato spaziale, all'ambiente spaziale reale simulato marziano per 18 mesi. Proprio, diciamo, per contribuire alle biosignature per la ricerca di vita su Marte, ma anche per studiare la tenacia dei biofilm nello spazio, perché chiudo dicendo che i biofilm sono anche la forma più tenace e più primitiva di vita terrestre, quindi grazie. Ok, grazie a te. Qui è stata usata biosignature, poi ce le spiegherai tu che cosa sono. Le bioimpronte. Ok. Le firme della vita. Aspetta. Diciamo la ricerca della vita l'origine della vita è un affare da biologi. Per quanto riguarda gli astronomi, il punto di vista dell'astronomo è quello invece di eventualmente di cercare la vita, tranquillo, seduto sono anche scomodo, potrei mettermi in piedi per esempio. Ok, allora il punto di vista dell'astronomo è quello di ricercare eventualmente la vita se esiste da qualche parte. Ok, questo è stato un argomento discusso tantissimo nel passato da moltissimi pensatori, addirittura diciamo. Fin dai tempi dei primi pensatori greci, Democrito, che pensava all'esistenza di infiniti mondi, per arrivare a Giordano Bruno, che è stato bruciato qui in piazza, diciamo, appunto a Campo di Fiori, e a altre personalità molto famose, come per esempio Galileo stesso. Galileo e Keplero si erano scambiati lettere perché pensavano all'esistenza dei lunatici, che erano quelli che avevano provocato e scavato le grotte che provocavano i mari neri della Luna. Ok, ecco, per esempio. E anche altri personaggi molto importanti, astronomi come Herschel, che è molto famoso, diciamo, un astronomo osservativo molto famoso, molto bravo, che pensava addirittura che il Sole fosse abitato fosse pieno di vita sostanzialmente. Naturalmente arriviamo ai tempi nostri grossi errori, diciamo, cantonate prese da astronomi come per esempio Schiaparelli, che credeva che Marte fosse solcato da canali artificiali, quindi la presenza dei marziani fosse in qualche modo dimostrata. Poi si è
capito che questi canali in realtà non esistevano e ci fu anche un la parola inglese è misunderstanding, ovvero sia un cattivo fraintendimento fra la parola channels e la parola che significa canali artificiali. E' per questo che poi da questo errore è venuto fuori diciamo tutto una serie di idee legate alla presenza di vita su Marte, di marziani, il discorso dei vari film di fantascienza legati appunto alla presenza di marziani, eccetera, eccetera. Poi questa è diventata un po' una bolla di sapone appunto attraverso il fatto che gli esperimenti del Viking 2 su 3 erano negativi, il terzo era un po' così, non era né negativo né positivo, non si capiva molto bene. Vabbè, quindi lì appunto l'astrobiologia è in qualche modo decaduta per poi rinascere appunto con la scoperta dei pianeti extrasolari. Puoi mettermi là la cosa? Ok, quindi il discorso della vita è se mai la cerchiamo, mai la troviamo. Questo qui è il messaggio fatto da Cocconi e Morrison nel 1959, cioè fra i primi diciamo ricercatori astronomi che hanno cercato la vita in altri posti. E da quel periodo la ricerca della vita in realtà era basata sul fatto che si ricercasse una vita di tipo intelligente, quindi c'era già diciamo come posso dire, sì, una scelta sul tipo di vita che si andava a cercare, ovvero sia una vita intelligente. Quindi no, andava bene, sì. e quindi quello che si è fatto sono stati soprattutto dei tentativi di comunicazione con questa vita intelligente attraverso il lancio di segnali nello spazio, come per esempio il puntatore è qui. Come questo qui, che è il messaggio di Arecibo, che è un messaggio lanciato nello spazio dal grande radiotelescopio di Arecibo, che è una valle ricoperta da una rete sostanzialmente per la ricezione di onde radio. E in questo messaggio si sono scritte le cose fondamentali che ci riguardano, ovvero sia il fatto, i numeri primi, quali sono gli elementi principali che ci compongono, appunto i famosi CHOPS, poi la doppia elica del DNA e la silhouette dell'essere umano, la posizione in binario, adesso non mi ricordo bene dove sia posizionata, forse questa, delle quattro pulsar più vicine alla Terra, proprio per fare diciamo una triangolazione di quello che è il sistema solare, e questa qui è la silhouette di Arecibo. E poi naturalmente lanciando i Voyager e i Pioneer hanno fatto queste sono state delle idee dirette di Drake, che non è il corsaro delle guerre diciamo di corsa, ma è il famoso astronomo che ha fatto la famosa equazione di Drake, e in cui ci sono l'uomo, la donna. Questa qui è la posizione del sistema solare rispetto alle solite quattro pulsar. Questo qui è il sistema solare dove è posizionato la Terra. Questo è l'atomo di idrogeno e si fa vedere la struttura di perfine. Queste sono tutte cose legate al fatto che si pensa appunto che la fisica sia valga, le leggi della fisica valgano in qualsiasi posto all'interno dell'universo. Questo invece è successivo a questo ed è montato sul Voyager. Il Voyager adesso è ai confini del sistema solare verso la nube di Oort, e qui ci sono le solite indicazioni. Come vedete, questa qui è la posizione del Sole rispetto alle quattro pulsar, questo qui è l'atomo di idrogeno con la transizione iperfine, e questa è molto divertente secondo me,
sono le istruzioni per costruire il lettore del disco che è stato mandato all'interno del voi, perché se uno arriva gli viene un disco, poi come fa a leggerlo? E su questo disco ci sono, oltre alle istruzioni per costruire il lettore, ci sono anche le foto, le canzoni popolari, le foto di varie cose. Insomma, capite che più che una vera ricerca della vita, è stato proprio, diciamo, un po' un affare politico per cercare di avere finanziamenti sulle varie ricerche. Comunque, per essere un po' più precisi, il discorso principale è: noi stiamo andando a cercare qualcosa, ovvero sì, andiamo a cercare la vita. La vita, quando cerchiamo qualcosa, dobbiamo conoscere questo qualcosa che andiamo cercando, perché se no rischiamo di farcelo passare accanto senza neanche riuscire a identificare la cosa che sto cercando. Allora bisogna dare una definizione della vita. Definizione della vita ne abbiamo praticamente una per ogni abitante della Terra, e ognuna di queste è inutile. È inutile non ovviamente da un punto di vista religioso, filosofico, eccetera, eccetera, per carità, nessuno vuole dire questo, ma è inutile per la ricerca della vita. Quindi io devo dare devo dire qualcosa che mi faccia riconoscere ciò che sto cercando. Mi sono un po'... Ok, allora, ma dare una definizione di una cosa così complessa come la vita non è così semplice, anzi è un problema questo, fra l'altro, è un problema filosofico molto importante che è sempre esistito. Pensate al fatto della definizione dell'acqua prima dell'esistenza della chimica molecolare. L'acqua era un liquido trasparente, inodore. Però quanti liquidi trasparenti inodori ci sono? Non necessariamente era l'acqua, diciamo, è potabile, ma anche il vino bianco è potabile, voglio dire. E quindi, diciamo, ci sono delle difficoltà in queste definizioni. Naturalmente, nel momento in cui è arrivata la chimica molecolare, l'acqua era H2O, punto e basta. Ok, per questo, per la vita, è un po' difficile riuscire a trovare, diciamo, una chimica, chiamiamola così, molecolare della vita. E allora cerchiamo di dare, diciamo, una definizione complessa attraverso tutta una serie di frasi e di statements che ci possono definire cos'è un essere vivente. Allora, noi sappiamo che un essere vivente è qualcosa che scambia energia con l'ambiente e lo trasforma in qualche modo, va bene? Produce degli scarti perché deve autoalimentarsi per poter vivere. Ok, allora un sistema è vivo se contiene delle informazioni. Questa storia del contenere informazioni è la sua capacità di riconoscere ciò che serve a lui per poter sostenersi. Ok, quindi le informazioni sono legate proprio alla sua interazione con l'ambiente. Scambia energia con l'ambiente, è capace di autoreplicarsi. Va bene. Però questi tre statement così messi in questo modo possono identificare per esempio il fuoco. Il fuoco è qualcosa che si alimenta, si riproduce, va bene, e contiene informazioni perché è un'ossidazione molto, molto violenta, ma sfido chiunque a dire che un falò è qualcosa con cui si può, diciamo, scambiare delle informazioni e poter parlare. E che dire, per esempio, invece del mulo, che sappiamo tutti che è un essere vivente, ma che non si riproduce. E quindi questa definizione fallisce. Okay? Quindi capite, non è così semplice, però una definizione di questo tipo ci può aiutare in molto di più, diciamo, di una definizione di tipo religioso o filosofico. L'ultimo punto invece è molto importante, perché l'ultimo punto ci dice che la vita è soggetta ad evoluzione, è soggetta a variazioni casuali del suo bagaglio di informazioni. Okay? Queste variazioni casuali possono avvenire a livello, nel nostro caso, nel caso in cui noi conosciamo, a livello di una catena lineare molecolare importante che è il DNA. Okay? Queste modifiche all'interno del DNA provocano l'evoluzione di una specie che non è la nostra. Ok, ma può essere anche quella di un battero, va bene? Ma se già nel caso in cui questa catena lineare molecolare non è più il DNA, ma è qualcosa di diverso, che però contiene informazioni, va bene, già quello è un alieno,
perché non usa il DNA. Il DNA è utilizzato ovunque sulla Terra. Okay? Quindi partiamo da questa definizione per cercare di capire che cos'è la vita. Una cosa importante è che non dobbiamo fare il solito errore che hanno fatto i nostri predecessori, ovvero sia di porre tutto ciò che significa Terra al centro di quello che è l'universo. Ogni punto dell'universo è equivalente, ok? La fisica, la chimica, la biologia, la matematica valgono in qualsiasi punto dell'universo, noi sappiamo bene questa cosa qui. E la Terra non è nient'altro che uno dei tanti pianeti, adesso sappiamo che è uno dei tanti pianeti, che esistono all'interno dell'universo. Quindi non dobbiamo cercare qualcosa di necessariamente uguale a noi. E il fatto che il discorso legato alla catena lineare molecolare è abbastanza importante. L'altra cosa da capire è la vita è un fenomeno che nel momento in cui ci sono le condizioni perché essa sorga, va bene, sorge. Va bene? Almeno questo è quello che sono le evidenze che ci sono dai record che abbiamo sulla Terra. D'altra parte, da altre parti non siamo riusciti a trovare una cosa del genere. Quindi è un evento, diciamo, in qualche modo con una probabilità non nulla. Va bene? Quindi noi dobbiamo cercare quali sono le condizioni affinché questo evento sia probabile, che dia una probabilità non nulla di avvenire. E allora dobbiamo cercare una chimica molto probabile, e questa chimica è la chimica del carbonio. Il carbonio è un elemento che ha una facilità estrema di formare catene molecolari. Va bene, se noi vediamo questa tabella, non so se si riesce a vedere bene, purtroppo è molto chiara, ma in questa tabella sono elencate le molecole da due fino a 13 nuclei, va bene, e quando siamo a molecole formate da 2 e 3 atomi abbiamo anche molecole in cui c'è il silicio dentro, o c'è il fosforo, o c'è altra roba, ma quando poi andiamo oltre i tre atomi, va bene, il carbonio è quello che fa la parte maggiore. Non solo, ma a molecole molto complesse con 13 atomi c'è solo il carbonio. Okay? Non solo, ma poi il carbonio ha una facilità di essere ridotto e una facilità di essere ossidato. Abbiamo l'ossido di carbonio e il metano, va bene? CH4, quindi ridotto, e CO2, quindi ossidato. Ha queste facilità. L'anidride carbonica, fra l'altro, è un gas, quindi permea facilmente qualsiasi cosa. Va bene? E per esempio il silicio, che è uno degli elementi che si può considerare sostituire il carbonio, si ferma a 4-5. In più l'ossido di silicio è solido, va bene, quindi ha delle difficoltà, diciamo, a muoversi all'interno delle cose. Non solo questo, ma il problema è che per vivere, per avere l'energia necessaria per andare avanti, il sistema deve poter fare delle reazioni chimiche. Queste reazioni chimiche hanno bisogno di un solvente che permetta agli ioni di combinarsi. Questo solvente, va bene, deve essere liquido. Perché? Perché se fosse solido, e può essere solido, per carità, ci sono reazioni chimiche che avvengono in solventi solidi, le reazioni chimiche sono troppo lente per, affinché un essere vivente possa scambiare energia, recuperare l'energia necessaria per vivere, eccetera, eccetera. Quindi la giusta velocità è data dal liquido, da un solvente liquido, e fra tutti i solventi liquidi, la prossima, l'acqua è quella che ha le caratteristiche, diciamo, più forti per essere primo un solvente, perché la sua costante dielettrica è la più alta in assoluto. La costante dielettrica è quella che permette di ridurre l'attrazione coulombiana fra due cariche distinte. Qui è talmente
alta che addirittura scinde i sali negli ioni. In più, diciamo, è essa stessa partecipa alle reazioni chimiche attraverso i legami idrogeno e un ottimo mediatore termico, perché la sua capacità termica è talmente elevata che se c'è uno shock termico, per esempio un bolide che cade su un qualsiasi tipo di pianeta, assorbe il calore e protegge l'eventuale diciamo essere vivente che è sorto all'interno dell'oceano. Ha un ampio intervallo di temperatura in cui è liquido, cioè da 0 a 100 a pressione, diciamo, alla quota a livello del mare. Naturalmente a pressioni più alte il range di temperatura aumenta, va bene. E poi un'altra cosa importante, una delle sue forme, la forma più comune di ghiaccio dell'acqua, va bene, è più leggero dello stato liquido. Questo significa che galleggia, e galleggiando, va bene, essendo bianco ovviamente, riflette la luce del sole e protegge il liquido sottostante. Nel caso contrario di altri tipi di dissolventi, per esempio, il ghiaccio è più pesante dell'acqua, quindi va a fondo, rimane il liquido esposto a una temperatura molto bassa e ghiaccia, e quindi si avrebbe tutta la riserva liquida dissolvente completamente ghiacciata, mentre invece nel caso dell'acqua no. Quindi rende ancora più probabile, diciamo, il fatto che se esiste la vita che si basa su queste cose, mantiene. Quindi, diciamo, chimica del carbonio e solvente dell'acqua. Ok, dove cercare la vita? La vita si può cercare nel sistema solare. Sistema solare significa anche la Terra. Per esempio, il Congresso americano ha finanziato per anni la ricerca di manufatti extraterrestri in orbita intorno alla Terra. E non parliamo degli UFO, appunto, c'è tutto un tabellario in cui c'è questa definizione, diciamo, di UFO e di elementi E, ma soprattutto nei sistemi extrasolari. E sistemi extrasolari significa pianeti extrasolari che ad oggi sono più di 1000, ormai sono stati trovati dal 1995 fino ad oggi, e sono completamente differenti da quelli che noi conosciamo, ovvero sia i nostri pianeti terrestri, i pianeti gassosi, eccetera, eccetera. Pensate che il primo pianeta che è stato scoperto, va bene, era un Giove, quindi un pianeta gassoso, grande, più o meno quanto Giove, ma vicinissimo alla sua stella madre, all'interno di quella che è l'orbita di Mercurio. Significa un pianeta gassoso sottoposto a un'insolazione pazzesca, cosa che noi invece non abbiamo nel nostro sistema solare, non esiste, perché Giove è bello tranquillo, ha 5 unità astronomiche e lì isolato. Non solo questo, ma andando avanti nel tempo si sono trovati anche pianeti più piccoli, come per esempio Terre, pianeti più piccoli della Terra, pianeti con masse che arrivano fino a 10 masse terrestri, chiamati superterre, va bene, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, a questo punto ambienti dove andare a cercare la vita ce ne sono a bizzeffe. Il problema è che non è così semplice, perché dobbiamo cercare di capire quali sono i requisiti dell'abitabilità. E allora, i requisiti dell'abitabilità li ho riassunti qui, ovvero sia la presenza di elementi pesanti, perché appunto il carbonio è un elemento pesante, la disponibilità di acqua, quindi una interfaccia solida che permetta di raccogliere l'acqua, che quest'acqua deve essere disponibile, quindi deve essere liquida, non può essere né ghiacciata né a livello di vapore, e un tempo di scala lungo, perché permetta un'evoluzione. Questo tempo di scala lungo, per esempio, è definito dalle stelle di sequenza principale, come il Sole, va bene, che se ne stanno lì belle, tranquille, paciose per miliardi di anni. E questi requisiti di abitabilità sono definiti dalla zona di abitabilità. È lo spazio, diciamo, intorno alla stella entro cui si ha una temperatura tale sulla superficie di un pianeta per cui l'acqua che si trova è a livello liquido. I suoi due confini, nel caso questo qui è la zona abitabile nel caso del Sole, ovviamente la Terra è nella zona abitabile,
però è molto vicino al limite interno, quindi bisogna stare attenti con la produzione di anidride carbonica, per esempio di gas serra, perché sennò andiamo a fare la fine di Venere che adesso vi racconto. E il limite interno è definito dal fatto che la radiazione solare è talmente forte a quella distanza per cui si ha per cui si ha l'evaporazione e l'aumento di effetto serra. L'evaporazione produce un'immissione di gas serra all'interno dell'atmosfera, questa aumenta a sua volta l'effetto serra, che riproduce ancora un aumento di evaporazione. Vai con la prossima, spingi un'altra volta il tastino, e quello che si ha un riscaldamento della temperatura dell'atmosfera con un innalzamento dello strato invertente dove si formano le nuvole, e le nuvole e il vapore acqueo arrivano, diciamo, in alta atmosfera dove diventano preda della radiazione ultravioletta del sole, e l'acqua viene scissa in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno leggero se ne va per l'universo, diciamo così, mentre l'ossigeno è pesante e rimane, e quindi però in questa fase abbiamo perso due molecole di acqua. Ok, questo processo è un processo molto efficiente, al punto che il risultato è Venere. Venere ha un effetto serra enorme, ha una temperatura di superficie di 700 gradi Kelvin, che è altissima, va bene, e quindi ce lo siamo giocato da un punto di vista di abitabilità. Al contrario, invece, il limite esterno è definito dal fatto che la radiazione solare non è così potente da riuscire a riscaldare bene, diciamo, il pianeta, e quello che si viene a formare uno strato di ghiaccio. Lo strato di ghiaccio lo strato di ghiaccio praticamente forma una patina bianca che riflette la luce del sole, quindi o della stella, naturalmente, questo è valido anche per altre stelle, e la radiazione solare viene riflessa completamente, aumentando la glaciazione, quindi si ha glaciazione autoalimentata, come si dice, per cui si ha la formazione di ghiaccio e non si ha più acqua disponibile. Quindi queste due cose mi definiscono la zona abitabile all'interno di una stella. Naturalmente una stella a seconda della sua massa, va bene, se è più massiccia del Sole o meno massiccia del Sole, è più o meno brillante, perché a seconda della massa riesce a produrre più energia e irradiarla verso l'esterno. Ok, allora una stella blu è una stella molto grande, e se è molto massiccia e anche molto luminosa, la zona abitabile è molto più lontana di quella che invece è la zona abitabile del Sole, che è un po' più freddo. E ancora, la zona abitabile intorno a una stella M, che è una stella fredda, va bene, è ancora più vicina alla stella stessa. Questo per dice, e questo qui è quello che vuole identificare la cosa. Quindi noi andiamo a cercare pianeti che sono all'interno della zona abitabile, ma come facciamo a capire se c'è la vita? Questo è lo spettro. Lo spettro è l'analisi della luce della Terra riflessa dal terminatore della Luna nera. Ok, allora si è puntato il telescopio lì, si è ottenuto sulla Luna nera, cioè non quella con la luce, okay? La parte non illuminata. La parte non illuminata riflette la luce del Sole, che viene riflessa dalla Terra verso la Luna, e a sua volta viene riflessa verso la Terra. Si prende uno spettro e se clicchi si vedono quali sono le molecole principali dello spettro della Terra nel visibile. L'ozono O3, l'ossigeno O2 e l'acqua. Ok, e queste sono, l'ossigeno è una molecola molto birichina, perché nel momento in cui è presente si combina con qualsiasi cosa. Quindi se esiste e si osserva ossigeno, ok, all'interno di un'atmosfera, vuol dire che c'è qualcosa che lo produce. Nel caso della Terra, questa cosa che lo produce è la fotosintesi clorofilliana, ok? E quindi vuol dire che c'è una chimica in disequilibrio, perché l'ossigeno è qualcosa, appunto, che all'equilibrio non ci sarebbe. Ok? Quindi andiamo a cercare qualcosa di in disequilibrio. Dice benissimo, allora se troviamo l'ossigeno, va bene, abbiamo trovato la vita. Allora vai avanti. Invece no, perché c'è la possibilità di avere dei falsi positivi.
Ok? E questi falsi positivi sono dovuti al fatto che l'ossigeno viene prodotto in alta atmosfera a causa dell'interazione con la radiazione ultravioletta. Per esempio, prima vi ricordate quando ho parlato della fotoscissione dell'acqua che fotoscindeva in idrogeno e ossigeno? Bene, quello lì non è certo biologico, quel tipo di ossigeno lì. Quindi non dobbiamo basarci solo sull'ossigeno. Allora andiamo nell'infrarosso, va bene, dove c'è la radiazione intrinseca del pianeta, perché il pianeta emette, diciamo, perché ha una sua temperatura diversa da zero, quindi è un corpo nero che emette a quella temperatura, va bene, e le molecole che vediamo, e le molecole che vediamo nello spettro infrarosso sono ancora l'acqua, benissimo, l'anidride carbonica, bene, perché è diciamo un prodotto di scarto dovuto alla respirazione, ok, l'ozono, va bene, e l'acqua, ok. Non c'è ossigeno qui in questa cosa, ma c'è un'altra cosa importante, ovvero sia l'ozono. L'ozono, clicca per favore, è prodotto, va bene, da una reazione fotochimica che adesso non ha molto interesse, l'ho messa lì solo perché così, ok. E l'ozono è prodotto da questa reazione fotochimica dell'ossigeno prodotto nella bassa atmosfera, ovvero sia dall'ossigeno biologico. Quindi se io trovo acqua, anidride carbonica e ozono, va bene, ho trovato una forte diciamo, prova della possibilità che ci sia la vita su quel pianeta. Vai avanti. Ok, per esempio, qui c'è Venere sopra, Terra sotto, Marte sotto ancora. E allora, questi sono gli spettri, vediamo che sia Marte che Venere hanno solamente l'anidride carbonica, quindi se io trovo uno spettro con l'acqua, l'ozono e la cosa, ho fatto tombola e ho trovato la vita. Ok, se andiamo avanti, naturalmente tutti questi discorsi devono fare il conto con il nostro premio Nobel, uno dei principali, ovvero sia Fermi, per cui esiste il paradosso di Fermi, che una volta a Los Alamos, discutendo così con altri fisici, si era fatto uno dei conti per cui era abbastanza famoso Fermi, in cui ha fatto dei conti tra, diciamo, qual è la vita della nostra stella, qual è stata l'evoluzione della Terra, quale potrebbe essere il tempo necessario per sviluppare una tecnologia atta a diciamo superare gli spazi, e siccome appunto il fatto di l'esplorazione della galassia, per esplorare tutta la galassia ci vogliono dai 10 ai 100 milioni di anni, sarebbero già dovuti arrivare qui. In realtà, lui è arrivato alla conclusione, ma dove sono tutti? Cioè, nel senso, non ci sono. E allora, su questa base, qui sono anni che si discute, va bene, e fai un altro click, per favore, e ci sono quattro possibilità. Non ci sono tout court, non ci sono, va bene, una visita non è possibile tecnicamente, va bene, sono vicini, ma non sono stati trovati, non sono interessati a noi, e poi c'è un'altra ipotesi, che è questa, è l'ipotesi Zoo, ovvero sia tirata fuori da Sagan, fra l'altro, in cui diceva appunto che sono talmente civilizzati che hanno paura che succeda la stessa cosa che è successa agli Incas e agli Aztechi quando sono arrivati gli spagnoli, che gli hanno portato un sacco di malattie, eccetera, eccetera. Comunque, se dovessero arrivare, ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo. Vabbè. Grazie. Allora, bene, ci sono subito domande, quindi lascio subito la parola al pubblico, io ne avrei tantissime, però lascio spazio al dibattito. Allora, quante possibilità matematicamente ci sono? Parlando un po' di numeri, sono tanti pianeti, ne avete scremati tanti. Le possibilità sono calcolate dalla famosa equazione di Francis Drake, che io non mi ricordo, ma comunque in mezzo ci sta il numero di pianeti che ci sono, di queste qual è la frazione, il numero di stelle, scusate, all'interno di una galassia, di queste quali sono la frazione abitabile, il numero di pianeti, qual è
di questi la frazione di pianeti che sono abitabili e la frazione di pianeti che oltre a essere abitabili riescono anche ad avere una vita intelligente, insomma è un'equazione lunga così con tante frazioni. Di questa equazione siamo riusciti per il momento a definire il numero di stelle della galassia, 10 alla 11, il numero di pianeti che sono in giro, però non abbiamo definito quanti sono i pianeti, perché abbiamo esplorato solo una zona abbastanza vicina al Sole per quanto riguarda il fatto di trovare dei pianeti diversi dalla Terra. Qui, e per quanto riguarda l'altro tipo di frazioni, diciamo, siamo ancora al carissimo amico, nel senso che stiamo cercando di capire qualcosa, quindi un numero non glielo so dare, ecco, un numero preciso di probabilità. Io le posso dire che è un evento probabile, che mi piacerebbe tanto che fosse molto probabile, ok? Sì, che è probabile, insomma, ecco. Diciamo, 10 alla 11 stelle sono un numero pazzesco, voglio dire. Ecco. E comunque, se proprio dobbiamo fare un conto di probabilità, siccome la probabilità è il rapporto tra il numero di eventi che si sono verificati e il numero di eventi possibili, la probabilità è 1, perché appunto abbiamo un evento noto e un evento possibile, quindi il rapporto è 1. No, adesso stavo scherzando ovviamente. Però su questo una domanda in realtà cioè nel senso, sulla Terra noi abbiamo come un antenato unico, cioè sembrerebbe che ci fosse un unico evento che poi dopo ha creato tutto quello che vediamo come vita, quindi diciamo, però e infatti questo voglio dire, quanto è verosimile questo, perché sembrerebbe così un evento raro, quanto è raro sulla Terra, cioè l'evento della vita, o in passato quanto è stato raro, cioè è possibile che si siano formate diverse forme di vita che poi si sono, e come mai allora ne è rimasta una sola? Perché poi le condizioni erano tali che hanno favorito solo alcune forme di vita capaci di attecchire in determinati ambienti. Non dimentichiamoci che c'era ancora 3,9 miliardi di anni fa un bombardamento molto pesante, quindi magari le pozze calde e Darwin superficiale, anche se delle forme di vita si potrebbero essere formate, poi eventi di sterilizzazione continua, quindi fa senso pensare che la vita attecchita, ma poi anche si sia sviluppata nelle profondità degli abissi, dove c'era anche la riparazione delle radiazioni ultraviolette, perché abbiamo dovuto aspettare all'evoluzione dei cianobatteri, alla fotosintesi ossigenica, affinché ci fosse l'ozono che ci proteggesse. Quindi ci sono diversi fatti che ci fanno forse pensare che anche se Luca si sia, diciamo, evoluto in diverse nicchie diverse, poi solo alcune sono state più favorevoli poi all'evoluzione della vita, che poi una volta attecchita poi l'evoluzione è stata anche per molto tempo, abbiamo avuto organismi procariotici, no? Che hanno dominato per 1 miliardo di anni e più, poi a un certo punto con l'innesto degli organismi eucariotici c'è stata proprio un'evoluzione, una radiazione della vita impressionante, no? Quindi anche la questione tempo è importante. Quindi tu pensi che non ci sia stato effettivamente un unico antenato? Io penso che le condizioni favorevoli per la vita, quindi acqua liquida e una sorgente di energia sia solare che chimica, potrebbero essere stati presenti in diverse nicchie, diciamo, e che diversi organismi potrebbero essersi originati. Poi, diciamo, quelli che sono riusciti a evitare questi bombardamenti che arrivavano sulla Terra, eccetera, hanno, diciamo, ridotto forse le nicchie dove la vita poi ha avuto tempo di evolvere. Però di tutto l'esistente c'è un unico antenato. Questo, la filogenesi, questo ci dice. C'era una domanda lì? Ma diciamo che quella lista di condizioni, forse di fermi, forse ci si dovrebbe mettere anche quella se la vita dura abbastanza per riuscire a trovarla, cioè se una specie non si estingue, quali sono i tempi per trovarla e che una specie non si estingue. A proposito della specie che si estingue, mi viene la domanda, perché la domanda è un'altra in realtà. Tu ci hai fatto vedere delle situazioni, la situazione abitabile e delle situazioni non abitabili, dove le situazioni non abitabili sono tutto sommato stabili, cioè tendono a una condizione, a mantenere la loro condizione. Cioè se c'è l'evaporazione
è facilitata in modo tale che la temperatura rimanga alta e il congelamento è facilitato in modo che la temperatura rimanga insomma che la temperatura rimanga bassa e rimanga la formazione del ghiaccio. Ma la situazione abitabile è anch'essa stabile, cioè noi abbiamo dei meccanismi di controreazione tali che ci permettano se cominciamo a sì. se l'effetto serra aumenta, per esempio, di rimanere in una condizione di stabilità. Allora, avevo solo 15 minuti e quindi non ho potuto parlare, per esempio, del ciclo dei silicati e carbonati, che è quello che è sulla Terra e che stabilizza il clima sulla Terra. Ovvero sia il fatto che i vulcani emettono anidride carbonica. L'anidride carbonica è un effetto serra, fa un effetto serra, è un gas serra insieme al vapore acqueo ovviamente. E l'anidride carbonica produce appunto calore attraverso l'effetto serra. Però l'anidride carbonica a sua volta è solubile nell'acqua, ok? Quindi aumento del calore dovuto all'effetto serra dell'anidride carbonica, aumento dell'evaporazione dell'acqua, va bene, l'acqua arriva allo strato, diciamo, invertente, ok, dell'atmosfera, produce condensazione, la condensazione fa piovere, la pioggia elimina, diciamo, l'anidride carbonica che viene portata dai fiumi e nei mari e attraverso una reazione chimica favorita, diciamo, dalla presenza dell'acqua produce appunto si fa una reazione con i silicati producendo eliminando questa anidride carbonica in più e poi attraverso l'intervento di una massa biologica come per esempio i molluschi e le atomee, appunto sì, tutte queste cose qui che utilizzano il silicio come scheletro, va bene, una volta che muoiono si depositano sul fondo degli oceani e vengono a causa della subduzione rimesse in ciclo e si riforma la reazione chimica che produce i silicati, adesso invece produce carbonati, quindi al contrario, va bene, e l'anidride carbonica viene poi riemessa in atmosfera attraverso i vulcani. Questo processo è un processo abbastanza è un processo di equilibrio molto sottile che si può rompere in qualsiasi momento, però funziona e funziona egregiamente. Se la situazione è molto calda viene a esserci una riduzione della temperatura perché c'è una riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera, mentre invece se diciamo la situazione diventasse troppo fredda, quindi produzione di precipitazioni, va bene, i vulcani continuano a emettere anidride carbonica che non viene soluta e questa anidride carbonica aumenta l'effetto serra e quindi aumenta il riscaldamento. Quindi questo qui è un ciclo che ha un tempo scala molto lungo, non me lo ricordo, potrei dire una stupidaggine enorme, però è molto lungo, va bene, e stabilizza il clima. Di questi cicli ce ne sono diversi. C'è il ciclo appunto del carbonati silicati, c'è il ciclo dell'acqua, ci sono vari cicli che producono una stabilizzazione del clima sia locale che diciamo a livello planetario. Ecco, questo è un po' il discorso. Quindi la situazione di abitabilità, che io non l'ho detto, però è un po', va presa un po' con le molle, nel senso che l'abitabilità ci dice che esiste una zona in cui c'è l'acqua liquida, che questa zona viene mantenuta appunto stabile dalla presenza di questi cicli di stabilizzazione del clima, ma non dimentichiamo che possono esserci nicchie di abitabilità al di fuori della zona di abitabilità, penso per esempio a Europa o Encelado, che come ha fatto vedere prima Daniela, okay? Che sono mondi che sono ben al di fuori della zona abitabile, perché appunto Europa è un satellite di Giove, va bene, che è un mondo ghiacciato con all'interno un oceano che ha una orbita leggermente eccentrica e quindi riscalda, diciamo, il suo nucleo, va bene, e mantiene liquida la parte interna,
ok? E non solo mantiene liquida la parte interna, ma fornisce dell'energia libera che potrebbe essere utilizzata per formazione di vita. E infatti l'analisi e lo studio del lago Vostok che c'è in Antartide è legato, diciamo, allo studio eventualmente di questi mondi ghiacciati, insomma, ecco. E tra l'altro su questo invece vorrei chiedere a Daniele, appunto, perché diciamo gli estremofili, appunto, sono questi organismi che vivono situazioni, alieni terrestri, gli alieni terrestri, infatti, diciamo che sono situazioni che possono, appunto, molto caldo, molto freddo, esatto, pH acido, alcalino, che possono senza richiamare acqua, richiamare le situazioni che viviamo invece in pianeti fuori dalla zona abitabile, giusto? Quindi sì, conosciamo diversi di questi, sono gli organismi che vivono in queste zone. Sì, questi sono degli aliti che sono dei precipitati di calcio su delle rocce nel deserto dell'Atacama, che è appunto considerato il cuore iperarido del deserto dell'Atacama in Cile, dove tra l'altro il suolo è così ossidato che hanno anche lì ripetuto gli esperimenti Viking, e ci sono dei punti dove proprio non c'è forma di vita, non c'è neanche possibilità di trovare DNA con le nostre tecniche di biologia molecolare, quindi siamo proprio ai limiti della vita per quanto riguarda l'assenza di acqua. Ovviamente lì è caldo, Marte è freddo. Ciò nonostante ci sono seguendo il gradiente di aridità, quindi chiaramente anche nell'Atacama si parte da zone, diciamo, con più acqua e si procede verso, appunto, il cuore iperarido, e in questo gradiente di aridità la vita, diciamo, diventa sempre meno abbondante, si trova, diciamo, sparsa dentro, sotto le rocce, e questo fa anche pensare nella ricerca di Marte, cioè non è detto che si trovi subito, perché appunto in queste zone iperaride la vita si trova occasionalmente sotto alcune rocce, non su tutte. E poi, in caso interessante, nell'Atacama si formano proprio questi precipitati di cloruro di calcio sulle rocce, e qui gli unici organismi che sostengono le comunità sono cianobatteri, quindi organismi procariotici, fotosintetici, e appunto svolgendo fotosintesi ossigenica supportano poi anche popolazioni sempre procariotiche di eterotrofi, però diciamo sempre batteri, perché lì le condizioni sono troppo estreme per avere forme di vita più complesse. Scusa, diciamo. Io adesso ridarò la parola al pubblico, però volevo prima dire che c'è una storia legata a questa collezione che tu ci porti, o nel senso perché io so, tu mi hai raccontato, sì, che queste rocce tu le hai ereditate in qualche modo, sì, e tra l'altro sono quelle che hanno poi dato indicazioni di cercare la vita non sulla superficie, ma sotto la superficie. Ma ci racconti questa storia della tua collezione di pietre? Sì, che poi insomma è anche un po' la storia della mia vita scientifica e quella anche dei miei studenti adesso, poverini. Quello che è successo è che dunque le valli secche dell'Antartide, note anche come il deserto di Ross, erano considerate un posto, diciamo, abiotico, in senso così, senza forme di vita, e negli anni 50 questo professor Friedman aveva trovato forme di vita che si rifugiano all'interno delle rocce nel deserto del Negev in Israele, e così aveva chiesto a un suo collega, amico militare, gli aveva dato un tipo di roccia, gli aveva detto: vedi se trovi in Antartide qualcosa di simile. E poi questa persona morì per un incidente di elicottero, e quindi Friedman disse: non lo saprò mai se esistono forme di vita in Antartide. E dopo qualche anno gli arrivò una scatolina dalla vedova di questo militare, e dentro c'erano delle rocce con queste comunità endolitiche che sono ancora descritte, riportate anche come immagine nella NASA roadmap dell'astrobiologia. E poi quello che è successo, e quindi insomma il professor Friedman e sua moglie Rosalie Ocampo hanno, diciamo, per più di 50 anni della loro vita girato tutto il mondo, gli ambienti più estremi, quindi dal deserto del Gobi in Mongolia, o al Sinai, o al Sonora, o la Namibia, o tante volte in Antartide, poi dopo che, diciamo, questo ritrovamento di queste forme di vita è stato, diciamo, pubblicato, quindi poi da allora anche le spedizioni scientifiche sono state autorizzate, ed ha realizzato una collezione di circa 200 isolati di cianobatteri che vengono appunto da queste, più recentemente anche le rocce del Mojave che vi ho fatto vedere, collezionate da Chris McKay.
E quindi poi queste rocce, diciamo, gli articoli che poi derivarono da questo diedero una svolta alle missioni, perché all'epoca si cercava vita nel posto io sbagliato. Io avevo detto, insomma era stato quando Friedman pubblicò, appunto, nello stesso, diciamo, qualche mese dopo che la NASA aveva dovuto, diciamo, dare l'esito negativo delle missioni Viking, scrisse, perché quelle erano state fatte utilizzando il suolo superficiale di Marte, disse: se dobbiamo cercare forme di vita su Marte, sarà bene cercare al di sotto della superficie. E infatti non per niente adesso con i drill cerchiamo di trovare nicchie, appunto, riparate, e quindi si pensa sia, diciamo, a rocce, ma anche ai poli ghiacciati di Marte, quindi ad alta salinità, dove appunto acqua a forma liquida potrebbe esistere. E questo anche richiama i laghi subglaciali del Vostok o della Covida, dove proprio è stata trovata vita al buio, in forme di comunità isolate per milioni di anni, di organismi camiolitotrofi. Ok, grazie. Allora, dunque, ci sono tre domande, una, due, tre. Professore, stando sulla Terra, date anche le condizioni favorevoli allo sviluppo della vita, quanta probabilità c'era che si sviluppasse la vita sulla Terra? Tempo fa lessi l'affermazione di un premio Nobel, adesso non mi ricordo il nome, che usò questa immagine, che disse che era altamente improbabile che si sviluppasse la vita sulla Terra, come se un tornado che colpisce un magazzino di robi vecchi riesce ad assemblare un aereo Boeing perfettamente funzionante. Usa questa immagine, appunto, questo tornado che costruisce con un magazzino di ferri vecchi un Boeing perfettamente funzionante, secondo questo premio Nobel. Quindi vi domando, appunto, date anche le condizioni favorevoli allo sviluppo della vita, era altamente probabile o improbabile che si sviluppasse, appunto, la vita sulla Terra? Grazie. Rispondere tu? Tutti e due? Dunque, forse io direi una cosa, che date le occasioni, diciamo, le condizioni favorevoli, la vita si è innestata e poi è partita velocissimamente. Se dipende poi anche se partiamo da CHOPS o da molecole già, diciamo, da aminoacidi o da RNA portati, per esempio, dai meteoriti, quindi dipende anche da che materiale, da che materia prima siamo arrivati, e quindi questo anche, diciamo, bisogna tenere in considerazione se sulla Terra siamo partiti da CHOPS oppure già da molecole più complesse. No, molecole, macromolecole più complesse. Forse vuoi rispondere? Diciamo che è un argomento molto biologico questo qua. Il discorso è che sulla Terra, appena, diciamo, è finito il bombardamento, il grande bombardamento meteoritico e degli asteroidi, che, diciamo, ha prodotto l'atmosfera che poi adesso, diciamo, in qualche modo respiriamo, e si è avuto questo fatto che la vita, una volta che è attecchita, è partita proprio a razzo, mi viene da dire. E naturalmente ci sono varie ipotesi, come appunto quella della panspermia, che però sposta un po' il problema, nel senso che se la vita sulla Terra è arrivata da altri pianeti, in realtà come ha fatto poi a generarsi sugli altri pianeti? No, questo un po' è sposta il problema, nel senso, ok. Però la cosa importante è che è vero che il tornado, no, e questa immagine qui fra l'altro è molto suggestiva, però dobbiamo pensare che non è che le forme complesse di vita sono quelle che sono venute fuori per primi, anzi le forme di vita che sono venute fuori erano le più semplici possibili, con una sola cellula, che erano quelle che, diciamo, si sono formate da una chimica fondamentale e non complicata come quella degli eucarioti. Ok, quindi sì, io mi sento di risponderti in questo modo. Voglio dire, una cellula è difficile ovviamente da formare, però è una chimica meno complessa di insomma, di un
di un essere vivente come pensiamo noi agli esseri viventi, cioè ci sono appunto batteri, gli estremofili sono batteri molto antichi che resistono a condizioni inimmaginabili. Per esempio Strain 121 è uno di questi estremofili che vive a una temperatura di 300 gradi centigradi, ok? Nel vicino ai cosi, come si chiamano, ai fumatori neri, e perché lì l'acqua arriva a queste temperature, ok? Per dire, ci sono come si chiama quell'altro, non me li Radio Durance, che subisce radiazioni nucleari pazzesche, insomma, ecco, quindi voglio dire, sono sempre forme di vita molto semplici, sono sempre organismi procariotici, tutti gli estremofili, pochi eucariotici, ma che poi non arrivano alle condizioni estreme che sono tollerate veramente solo da strutture semplici. Io non so se quando si parla delle probabilità, insomma, non ci si rende conto di quanto in realtà sia facile che succeda qualcosa che è già successo. Noi sappiamo che sulla Terra è successo, quindi la vita si è formata. Allora mi chiedevo, mai nessuno si è posto, dato la grandissima quantità di stelle che ci sono in questa galassia, 10 alle 11, all'undicesima, no? E di galassie ce ne sono miliardi e miliardi e miliardi. E mi chiedevo, rovesciando la domanda che è stata fatta prima, nessuno ha mai provato a calcolare quanto è bassa la probabilità che non ci sia vita al di fuori della Terra? Dunque, il risultato, diciamo, della... In realtà il risultato è identico, nel senso che sia sapere quant'è la probabilità che ci sia vita, che quanto è quella che non ci sia vita, dipende tutto da qual è il numero di, la frazione di pianeti abitabili o di stelle con pianeti. C'è una bella differenza, che noi sappiamo che è successo. Sì, noi sappiamo che è successo, sappiamo che può succedere. Questo, ma se vogliamo avere una valutazione di una probabilità, dobbiamo avere un campione statistico significativo. Questo campione statistico significativo deve essere minimo 30. Adesso va bene, però voglio dire... No, ma visto che sappiamo che succede, è difficilissimo, con tutte le possibilità che ci sono nell'universo, che non succeda di nuovo, no? Sì, questa è quasi una speranza. Nel senso, questo tra l'altro ti dice che è successo all'epoca, ma non sta risuccedendo però. Non c'è una seconda genesi. Perché? Una semplice domanda. L'equazione di Drake, no, è facile. L'equazione di Drake intende tener conto della probabilità di vita o della probabilità di vita intelligente? Immagino che bisognerà poi definire che cos'è. E qual è, quanto è intelligente fino al punto di capire l'equazione di Drake? Questo no, intelligente nel senso di costruire una civiltà industrializzata. Questa è l'intelligenza. Adesso cercare la vita intelligente facciamo fatica anche a trovarla sulla Terra, devo dire, certe volte. Quindi ecco, per carità, adesso a parte la facile battuta, era molto semplice. Immagino che il termine di probabilità, diciamo, dell'esistenza della vita, al fatto che si evolve, però che poi si evolve in una forma intelligente, è uno dei parametri più complessi. Ad esempio, noi abbiamo messo 4 miliardi di anni più o meno ma arrivare a questo livello a fare l'equazione di Drake. Certamente, ma questo fra l'altro pone un altro problema, ovvero sia quello che io ho messo come terzo punto nelle condizioni di abitabilità, ovvero sia il fatto che l'ambiente in cui si sviluppa la vita sia stabile, perché sennò se l'ambiente è soggetto, fra l'altro sulla Terra, diciamo, c'è stato più di una glaciazione, più di un'estensione di massa, e malgrado questo la vita comunque è, quindi vuol dire che è un processo molto, molto vivace e molto, no? Molto sì, vitale, appunto. E sì, comunque la vita intelligente è, non so, io l'ho sempre vista come quel tipo di ricerca lì, il SETI, per esempio, per dire, che è il Search for Extraterrestrial Intelligence Life, qualcosa del genere, se non mi ricordo perfettamente, anche perché sono quasi, sono un po' cotto, ma vabbè. E il fatto
che è un po' stata figlia, diciamo, di una situazione legata al dopoguerra, ok, e a una situazione di guerra fredda in cui c'era appunto le missioni spaziali, in cui le potenze si misuravano attraverso la tecnologia spaziale e attraverso queste cose qui, quindi facevano un po' a chi la sparava più grossa, detta. Non voglio minimizzare, per carità, gli sforzi di gente molto meglio di me come Sagan e Drake e altra gente, insomma, però l'ho vista un po' figlia di questa situazione, ecco. Sì, tu vuoi aggiungere? Voi state per invece iniziare un esperimento insieme, vero? Ci raccontate che cosa state per fare? Perché io immagino questo fabbrica di pianeti, perché state per sperimentare delle atmosfere planetarie con le sue stelle. Ok, allora l'esperimento che stiamo cercando di portare avanti è il seguente. Allora, il problema principale della ricerca della vita è capire quali sono le firme della vita. Io ve ne ho mostrate, diciamo, quelle più eclatanti, l'acqua, l'ozono, l'anidride carbonica, però possono essere molte altre. In più c'è anche da capire come queste biosignature si vengono a formare all'interno delle atmosfere di pianeti tipo, diciamo, pianeti rocciosi, perché abbiamo parlato di avere un'interfaccia solida che contenga l'acqua intorno ad altre stelle. Allora l'esperimento che stiamo cercando di portare avanti è quello di vedere se è possibile, qual è la quantità di produzione, se c'è produzione di ossigeno da parte di cosi fotosintetici sottoposti alla radiazione di una stella diversa dal Sole, per esempio una stella M. Perché una stella M? Perché non ve ne ho parlato, e se ve ne parlo stiamo qui un'altra ora, perché non è il caso, ma uno dei metodi per la ricerca dei pianeti è quello di cercare di beccare l'ombra del pianeta sulla stella quando il pianeta transita tra l'osservatore e la stella stessa. Questo qui è diciamo il principio di Kepler, magari l'avete sentito parlare, che è il satellite che appunto ha trovato 350 pianeti che transitano con 3500 candidati pianeti, cioè da verificare. E ovvero sia, quando il pianeta transita c'è una diminuzione di luminosità della stella che è proporzionale al rapporto fra i quadrati dei raggi del pianeta e della stella. Allora, se la stella è piccola e se la stella è grande, scusate, e il pianeta è piccolo, come una Terra o una superterra, che una superterra ha massimo un raggio pari a due volte quello della Terra, quest'ombra si perde addirittura, perché è pari alle dimensioni, che ne so, per esempio di una macchia solare, ok? Quindi si perde completamente. Se invece la stella è più piccola, naturalmente il raggio della stella incide molto meno rispetto al raggio del pianeta sulla diminuzione della luminosità. Quindi è più semplice trovare pianeti più piccoli intorno a stelle che transitano, stelle più piccole. E queste stelle piccole sono le stelle M, che sono stelle fredde, per cui la zona abitabile è molto vicina alla stella stessa, ed è quello che stanno cercando, diciamo, adesso le survey di pianeti extrasolari in giro per il mondo. Quindi l'esperimento si basa sostanzialmente su pianeti tiepidi, ovvero sia nella zona abitabile, illuminati da stelle di tipo M, che sono stelle molto più fredde del Sole, quindi hanno un'illuminazione differente. E vogliamo scoprire, vedere e capire se la fotosintesi si genera lo stesso una quantità di ossigeno all'interno di questa atmosfera. Per fare questo abbiamo dei laboratori, che sono uno all'INFN, uno a Padova, un altro è a Palermo, e in più abbiamo bisogno ovviamente della biologia, del biologo che ci dà i cosi. No, aspetta, però la stella come la fate, però? Scusa, prima di passare al biologo, cioè voi avete bisogno di una stella, come fate la esatto, stella? La stella la facciamo con un'illuminazione fatta apposta, nel senso, con una stella è un corpo nero, ovvero sia
è qualcosa che, data una temperatura, ha una sua luminosità. Per esempio, un pezzo di ferro buttato nel fuoco diventa bianco quando è tanto caldo e rosso quando invece è molto, molto freddo. Le stelle sono uguali, non sono dei pezzi di ferro buttati dentro al fuoco, ma sono molto simili. Quindi, attraverso un corpo nero che riproduce, diciamo, l'emissività, il primo esperimento va fatto in maniera tale da variare solo una cosa, perché se no, se cominciamo a variare pressione, temperatura e poi alla fine non ci si capisce nulla. Quindi, prima, esatto, anzi, la, esatto, la prima cosa in assoluto sarà quella di vedere se questi cosi se questi cosi producono là dentro. Come la si trova? Cioè, è solo possibile trivellando i ghiacci e mandando qualcosa ad analizzare l'acqua, o c'è qualche altro modo, osservando, che ne so, gli spruzzi di ghiaccio che vengono fuori dalle fessure di Enceladus, o qualche altra maniera? Questa è la prima domanda. Mentre da un altro punto di vista... Ofici che porterebbero alla morte la maggior parte degli organismi viventi, sono in grado anche di riparare i danni che comunque il disseccamento induce. Poi resistenza del disseccamento è sempre associata, quasi sempre associata, alla resistenza alle radiazioni ionizzanti, per cui anche il Deinococcus radiodurans è un batterio che non differenzia spore e che è di soil. Le radiazioni ionizzanti, ahimè, non sono così letali per questi organismi. E quindi forme, diciamo, che si potrebbero essere resuscitate dopo un permanenza su Marte, io la ritengo possibile, fosse solo per il Bacillus ornechia, che è una specie di bacillus che è stato, diciamo, selezionato al JPL, che è il Jet Propulsion Laboratory. La composizione dei meteoriti, chiamiamoli terrestri, nel senso che i meteoriti vengono prodotti da un impatto superiore, diciamo maggiore, che produce degli scarti. Questi scarti vengono immessi in orbita e alle volte sfuggono all'orbita del nostro albero della vita, poi mette un po' fatto con i Lego, e che rende molto l'idea, perché insomma i Lego sono spesso assimilati, insomma, ai mattoni della vita come noi la conosciamo, e quindi potrebbe essere una vita organizzata in modo diverso dalla nostra. Noi siamo sempre legati alla vita come noi la conosciamo, basata sulla chimica del carbonio e dell'acqua allo stato liquido. E dai, fagliela. La domanda è a piacere. No, veramente, non lo so. E niente, hai perso un'occasione, non ti ricapiterà mai più di incontrare Riccardo. Sì. Da quelle tipiche che si osservano quando si vanno a osservare le atmosfere dei pianeti. È vero che Venere è stata osservata, diciamo, in tutta la sua struttura verticale, diciamo, per quanto riguarda l'atmosfera, ma lui l'ha riprodotta e adesso sta cercando di riprodurre Giove. Quindi, no, è molto complicato, nel senso che ci sono preso proprio Blue Book all'epoca. Dei film su queste cose qua ne sono state fatte tantissime, però voglio dire, poi alla fine anche il famoso incidente di Roswell, non so se ne siete a conoscenza, del fatto dell'alieno operato, eccetera eccetera. Io sono stato a Roswell, sono andato, diciamo, in questo museo, non so, io ho letto, per esempio, il titolo non mi ricordo, era un libro di Telmo Piovani, che un'evoluzione differente, una vita differente, una cosa così, molto, veramente molto interessante, proprio basato sul discorso della seconda genesi e dell'evoluzione casuale, leggermente differente dall'evoluzione.